Sconfitta immeritata, ma va bene così. Sconfitta immeritata, va bene così. Deluso per il risultato che è bugiardo, secondo me, un risultato bugiardo, ragazzi, il pareggio sarebbe stato sacrosanto. Però va bene così, va bene così. Perché anche noi abbiamo vinto contro il Milan immeritatamente in campionato all'andata. E abbiamo perso immeritatamente contro lo stesso Milan stasera che ha giocato bene, ha giocato molto bene, ha fatto poco a differenza nostra, vincendo una partita di carattere, di grinta, di personalità e anche di mentalità. Anche di mentalità. Si vede che il DNA europeo ha fatto la differenza. E complimenti a loro, complimenti a loro, complimenti al Milan per la vittoria. Complimenti, il pareggio sarebbe stato giusto, va bene così, mi va bene. Adesso al ritorno ci serve un grande Napoli, ragazzi. Serve un grande Napoli nella speranza di recuperare Osimhen. Allora, per chi mi conosce da un sacco di tempo, sa che non mi attacco tantissimo alle assenze, però se mi devo attaccare a qualche assenza, anche più di una, non solo quella di Osimhen, ma anche quella di Simeone, perché solo con Raspadori, che tra l'altro ho fatto giocare nel secondo tempo da subentrato, e al suo posto ha giocato Elmas falso 9, raga. Elmas falso 9 fatto come esperimento, ma esperimento fallito. Elmas non mi è piaciuto, ragazzi, mi è piaciuto. In quel ruolo veramente zero, ragazzi, zero. E una volta è entrato Raspadori, che è entrato al posto di Lozano, che non mi è dispiaciuto Lozano, fatto qualcosina di buono, però una partita da 5 e mezzo, 6, di più non glielo do. Di più non gli do. Elmas giocato adesso, è stato spostato a destra, dove lì ha fatto qualcosina di buono. Infatti, ragazzi, Elmas fa bene soltanto se gioca esterno. Anche quando è entrato Politano per gli ultimi minuti, Elmas è stato spostato a sinistra e lì ha fatto qualcosina di buono. Però sempre niente di che, sempre niente di che. Poi, ragazzi, va anche detto che con le emergenze che abbiamo in attacco, Spalletti, fatto così per non rischiare Raspadori, che in questi giorni ha avuto qualche problemino, e il tecnico toscano questa sera non gli dico nulla, che io gli dia Spalletti. E la squadra ha creato così tanto, ha giocato bene, meritava il pareggio, però se non trova il gol, doveva fare molto di più, ragazzi. Doveva fare molto, ma molto di più. Molto, molto di più. Il Milan, ragazzi, che a differenza nostra, allora il gol l'ha trovato da un errore di Mario Rui, che non si intende con Lobotka. Recupera palla Brahim Diaz, che riallarga per Leao, che mette al centro per Brahim Diaz, che tocca il pallone, la palla finisce sui piedi di Bennacer, liberissimo col sinistro. La tocca Meret col suo piede destro, però il pallone finisce in rete per il vantaggio rossonero. Il Milan, ragazzi, che ha avuto anche un'occasione per trovare il gol del 2-0 con Chiera da calcio d'angolo e ha preso una traversa clamorosa. E il Napoli, dopo che ha preso gol, negli ultimi minuti si è spento. Si è spento. Anche nei 4 minuti di recupero del primo tempo, segnalati per via di Leao, che ha rotto la bandierina dopo aver fallito al 25esimo l'occasione di portare in vantaggio il Milan, che poi l'ha portato Bennacer.
Leao che secondo me ha fatto una bella partita insieme a Bennacer, che oltre al gol ha fatto anche una partita di sacrificio e fatica, e anche Brahim Diaz ragazzi, e uno dei migliori secondo me è Maignan ragazzi, Maignan quante cazzo di parate che ha fatto, quella su Zielinski da lontano, è troppo centrale, poi parato un colpo di testa di Elmas, che per poco non beffava il portiere rossonero. Para Meignani, poi traversa e calcio d'angolo. Poi da quel calcio d'angolo arriva il colpo di testa di non so chi, poi para Meignani. E nel secondo tempo. E nel primo tempo, ragazzi, con l'occasione più limpida che abbiamo avuto, l'occasione più limpida. È stato con Kvaratskhelia, ragazzi, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Kvara ha fatto una bella partita. In questa partita ha espresso tutto il suo massimo potenziale, però porca di quella puttana, ragazzi. Che si è mangiato Kvaratskhelia, che è pure un salvataggio di Calabria. Su cross rasoterra di Anguissa in sovrapposizione. Ora è messo al centro. Spiavano tutti. La tocca Krunic che fa assist per Kvara, salvataggio di Calabria, e Mario Rui spara alto. Spara alto Mario Rui, che poi sinceramente Mario Rui non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto proprio Mario Rui. Al suo posto avrei fatto entrare Matias Olivera, che è entrato anche bene nel secondo tempo. Ha avuto quell'occasione di testa nel finale, ma non solo lui, ma anche Di Lorenzo, cross basso di Politano, palla che finisce sui piedi di Di Lorenzo. E Maignan compie un miracolo clamoroso. Clamoroso salvataggio di Maignan. E anche Kjaer ha fatto un salvataggio verso l'inizio negli inizi del secondo tempo con un cross di Lozano sugli sviluppi di un calcio d'angolo, cross di Lozano. Ancora Di Lorenzo, Di Lorenzo ragazzi, questa partita l'ha giocata da attaccante. Gli do anche un 6,5 perché almeno ha fatto bella figura, eh? Ha fatto bella figura. Stoppa il pallone, poi calcia, tiro che viene murato da Kier. E di altre occasioni che abbiamo avuto, beh, sempre con... ha avuto più occasioni Di Lorenzo, raga. Anche al quarto, terzo minuto, su calcio d'angolo, colpo di testa sempre di Lorenzo su cross di Zielinski di Mario Rui, e non ha trovato la porta. E altre occasioni, beh, quella di Matias Olivera, una di occasioni però non siamo riusciti a trovare il gol. E anche in questa partita prendiamo il gol nel nostro momento migliore. Perché prima che prendessimo gol, il Napoli ha avuto il suo momento migliore, però cappellata di Mario Rui e Lobotka, poi tutto il resto lo sappiamo. Va bene così, ragazzi, va bene così. Poi mi è piaciuto anche l'approccio della gara. Un ottimo approccio, però non è bastato. Non è bastato. Ora abbiamo 6 giorni di tempo per fare qualcosa al ritorno. E lì, ragazzi, si deciderà tutto. Si decide tutto. E dobbiamo fare una partita praticamente perfetta. Al Maradona contro il Milan. Al Maradona contro il Milan, ragà. E poi per noi fare una partita perfetta contro il Milan al Maradona, ma che ragazzi, ma che quello ogni volta che vengono, questi qua ogni volta che vengono a Napoli fanno sempre bella figura. E io credo proprio che usciamo. Poi io mi auguro di passare per arrivare in semifinale, perché ragazzi, Napoli, cioè noi non siamo mai arrivati in semifinale di Champions. Io ci vorrei arrivare, ragazzi. E la vincente di Milan-Napoli affronterà o l'Inter, che ha la qualificazione in tasca dopo aver battuto 2-0 il Benfica, oppure il Benfica. Io spero che passa l'Inter, che
Io sono uno che in Europa tifa l'italiane. E quindi bocca al lupo a loro per il ritorno all'Inter, ovviamente. E quanto riguarda noi, pensiamo a noi ragazzi, dobbiamo ribaltare il risultato di stasera al ritorno, giocando meglio, non rischiando di subire gol. E rischiando di subire gol, ragazzi, è alto. Il rischio di subire gol è alto perché senza Kim, che era diffidato ed è stato ammonito. E ammonito dopo che l'arbitro di gara, dopo che il direttore di gara ha fischiato un fallo di Kim su Selemakers, il coreano si è arrabbiato molto, è stato ammonito giustamente per nervosismo. E infatti, ragazzi, io ho visto un Napoli che dopo l'espulsione giusta di Anghissa, anche se però la prima ammonizione di Anghissa, ora non voglio trovare alibi per l'espulsione di Anghissà, però inizialmente c'è stato un fallo di Tonali, però oddio, fallo o no, è un po' difficile da giudicare su Kvaratskhelia, recupera palla Tonali, poi Tonali la dà a Brain Diaz. E Anghissà commette fallo, giustamente fischiato. E giustamente è morito Anghissà. Poi l'espulsione, sacrosanta ragazzi. Fallo su Theo Hernandez. E noi che abbiamo perso la testa. Abbiamo perso la testa. Chi mi ha perso la testa? C'è stato un nervosismo. E questo ragazzi ha fatto saltare tutto. Saltare tutto. Ora vediamo di rimediare il rigore. Vediamo ragazzi. Senza Kim, senza Anghissà. E forse anche senza Osimhen, perché forse non recupera Osimhen per la partita di ritorno. Speriamo. Simeone sarà fuori per molto. La vedo dura ragazzi. La vedo dura. E Spalletti deve lavorare molto per farci qualificare in semifinale. E voglio concludere questo video dicendo che questa sconfitta ci insegna che sottovalutare una squadra come il Milan, che oltre ad avere quel DNA europeo, ha una grandissima storia e un grandissimo passato alle spalle in Europa, dimostra che sottovalutare una squadra come il Milan è da stronzi, ragazzi. È da stronzi. Poi lo sapete tutti quanti che Shalaboom, Don Franco, Chef Franco, scusate, Chef Franco, hanno esultato contro il Milan dicendo: questi qua non sono nessuno. Noi andiamo in semifinale, poi andiamo in finale, vinciamo la Champions League. Questo è il karma, ragazzi. È il karma. È il karma. Io sono arrabbiato soltanto contro di loro. Sono arrabbiato soltanto contro quei tifosi napoletani che non solo, ma non solo Shalaboom e Chef Franco, ma pure chi faceva le bandiere campioni d'Europa. Ora, se usciamo fuori e usciremo, ragazzi. E usciremo. Poi mai dire male, mai dire mai, però secondo me usciremo contro il Milan. Bruciate le bandiere, non solo le bandiere, ma se avete fatto sciarpe, tutto quello che riguarda, bruciatele, bruciate tutto. E chi si è fatto il tatuaggio della Champions League vada immediatamente a farsi togliere quel maledetto tatuaggio sempre sulla Champions League. C'è un video che circola su YouTube, negli shorts, che è un napoletano che si voleva fare il tatuaggio, ma porca puttana ladra. Ma porca puttana, perfino il tatuatore non glielo voleva fare, raga. Perfino il tatuatore non glielo voleva fare il tatuaggio, ma ci rendiamo conto. E questo qua, fammelo, fammelo, fammelo. Altra volta che colpisce il karma. Arrabbiato soltanto per loro, eh.
Non tanto per la partita. Non tanto per la partita. C'è ancora il ritorno, però vediamo. Vediamo. Tanto pure il karma farà il suo corso. Io mi auguro di passare, però la vedo dura. E poi Chef Franco ha detto pure che, giustificandosi, parandosi un pochino il culo, io con tutto il bene che voglio a Chef Franco, però non può dire che il Milan non è nessuno. Allora, questo Milan qua non è come il Milan di Sacchi, non è come quello di Ancelotti, non è come quello dei tre olandesi del Milan, che se non sbaglio era anche lo stesso di Lens Lidom. Lens Lidom. E insomma, questo Milan qua non è come quel Milan, però è sempre il Milan. È sempre il Milan. È sempre il Milan, raga. È sempre il Milan. E lui, questi qua non sono nessuno, non sono nessuno. Sta bene. Mo adesso che i milanesi ci sfottono, come è giusto che sia, non mettete in mezzo i 22 punti che abbiamo di vantaggio su di loro. È inutile che ci sfottete perché siamo a più 22. Mo stasera i 22 punti di penalizzazione, ficcateli tutti quanti in culo. Tutti quanti in culo devi ficcare i 22 punti di vantaggio. Ficcateli in culo. Ve li dovete ficcare in culo dal primo punto all'ultimo punto. Dal primo al 22esimo punto. E ancora continuate. È più vero in campionato, ok, in Champions no, perché avete visto che servono i 22 punti di vantaggio sul Milan, ma pure se sono 30, 40, 50 non servono un cazzo, perché in Champions è un'altra storia. Punto. Io, ragazzi, non ho nient'altro da dire, non ho nient'altro da dire. Ancora una volta complimenti al Milan che ha vinto, seppur immeritatamente, però vi faccio lo stesso i complimenti. E vorrei anche aggiungere che anche se la vittoria del Milan è meritata, va comunque detto che noi abbiamo vinto contro il Milan immeritatamente all'andata in campionato. È detto tutto, ragazzi. È detto tutto. Mo, al ritorno, ragazzi. Speriamo, speriamo. Per quanto riguarda la partita di la partita del 2 aprile, quella finita 4-0, niente da dire, Milan stramila, niente da dire. Ora vediamo il ritorno. Bene. Il video finisce qua, tanto. Non ho neanche voglia di dare i voti ai calciatori. Mi sono piaciuti Kvara, Kim, e Di Lorenzo, che è stato il migliore del Napoli, secondo me, che ha sputato sangue e anima in questa partita. Gli altri, sì, qualcuno sulla sufficienza, qualcuno è stato insufficiente, però va bene così. Il video finisce qua. Cosa ne pensate di questa partita? Scrivete nei commenti e fatemi sapere. Io devo andare e ci vediamo nel prossimo video. Ah, volevo anche avvisarvi che sabato non ci sarò per il post partita di Napoli-Verona, però ci sarò per il post partita di Napoli-Milan alla Maradona. Bene, il video finisce qua e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi e buona serata a tutti quanti e sempre Forza Napoli e speriamo di ribaltare il risultato al ritorno. Ciao ragazzi!